Ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale, io sono Magnus. Questa volta riusciremo a beccare un fantastico moltiplicatore, lo sto cercando a più non posso. Naturalmente siamo sempre qui su Lego DC Super Villains per sbloccare tutti i vari mini kit. Oggi ci andiamo a fare assurdo perfino per Arkham e ci scegliamo, naturalmente non abbiamo preso niente, quindi sono tre stanze, attenzione. Personaggio che pure mi avete chiesto in tanti, sto parlando di Robin. Detto questo, partiamo. Naturalmente qua sono i video, se avete proprio il super, commento un bel mi piace, non ve lo dimenticate mai. Allora, partiamo da questa posizione perché altrimenti non capite una mazza. Qui naturalmente ho già ghiacciato e qua abbiamo distrutto un po' di cose. Vi faccio vedere il percorso perché altrimenti poi diventa abbastanza complicato. Allora, il primo mini kit lo becchiamo qua. Ok, pensa che mi servirebbe un Clayface. Vabbè, ok, va bene anche Atomo. Ok, di qua posso già saltare, però sinceramente io queste monetine me le vorrei beccare. Vabbè, non fa niente perché lo sapete che dobbiamo sempre raggiungere vero cattivo. Io lo dico in continuazione perché vi posso assicurare che un sacco di gente, un sacco di voi si perdono quel mattoncino là che è fondamentale. Tra l'altro poi questi sono quelli là blu. Ok, ne abbiamo beccati parecchi qua, eh. Quindi primo minikit lo dovremo becchiare da qua. Vi ho fatto vedere tutta la strada per rendervi la vita un pochettino più semplice, perché è facile che vi potete sbagliare. Poi magari non esce il minikit e andiamo in confusione, ma speriamo di no. Vabbè, c'è una manopola, non so chi farla girare. La facciamo girare a Robin, magari è fortunato. Attenzione. Oh mamma mia. Ok, allora, per adesso non la vedo ancora. Ok, ci sta. E quante monetine, la paletta. Ok, quindi questo ci comporterà tantissimo risultato. Me ne becco tutte, ma proprio a super raffica. Una Ok. volta lo esporrò nella mia parte della Batcaverna. Oh, grande. E ci becchiamo il primo mini kit. Mentre invece a questo punto ci conviene entrare un attimo. Che sento un baccano tremendo, ragazzi. Una confusione tremenda. Vabbè, ce ne entriamo un attimo qua dentro. Sto morendo, facendo una confusione tremenda. Spostiamo quindi celermente dall'altra parte senza cadere. Ci becchiamo tutte. Gli altri dove stanno, raga? Raga, Tutto bene, però capo? è tutto bene, un paio di ce ne manca uno. Dove sta l'altro cretino? Serve Ok. qualcosa? Ok, è certo che serve qualcosa. Voi stendetevi a tappeto e fatevi passare. Magari. Tra l'altro non so se possiamo utilizzare Robin anche dove sta. Aspetta, Perché? Perché? Questo è scorretto però, eh. Vabbè. Attenzione Robin, fai fuori un attimo a questi qua. Grande, grande. Quante monete. Signorina. Ok, lanciamo qua e infatti. Perfetto. Così sblocchiamo questa cosa. E poi qui che è ghiacciato ci occorrerebbe qualcuno che può sciogliere. Non sapete se possiamo utilizzare anche tipo. Direi che utilizzo sempre Superman, visto che mi piace. Ma non credo Chi ha perché bisogno di Superman. No, Superman? Superman sì, Ci invece, pensi? vabbè. Dovrebbe andare bene, infatti così. Per cui ci becchiamo il secondo mini Dov'è che l'ho kit. già visto questo? Una volta aperta la porta, se si apre. Qua dentro dovremmo stare abbastanza attenti perché anche qui c'è tanta roba da fare. Forse diciamo che forse in questo livello si beccano tante monetine. Perfetto, quindi qua dentro dobbiamo andare laggiù. Là sotto esattamente. Però qua ci stanno un sacco di mini kit. Sì. Allora, sì, dammi Clayface. Clay, entra un attimo qua dentro. Merci. Ok, una volta qua dentro, attenzione perché qua ci serve qualcuno. Ecco, tipo per esempio, non provo questo. Dovrebbe andare bene Non anche sarà un Joker. problema per Clayface. Veramente abbiamo scelto Joker. Comunque, attenzione. Ok, quindi questo l'abbiamo becchiato.
Mi becco sempre le monetine perché lo sapete, per me sono importanti. Ok, dobbiamo spostarci anche ora e magari mi occorrerebbe qualcuno che vola. Vediamo se da qua riesco a aspettare un attimo ad avere un po' di tranquillità. Ok, ce ne andiamo un attimo qua sopra e ce ne andiamo di qua dove ci stanno questi cosi qua. Perfetto, perfetto. Allora, una volta rotti questi due che stavano qua, ci conviene andare qua. Ok, un altro dovrebbe stare là sotto che dobbiamo rompere. Ok, tra l'altro poi là ci sta pure il mini kit. Ok, qua all'interno ci becchiamo il mini kit. Non so se ce l'ho già Clayface. No, non ce l'abbiamo. Vabbè, dovrebbe stare Clay. Dove sei? Dove sei? Ok, io so che tu dici sempre te Clay, però è per una questione di utilità. Ok, attenzione qua dentro. Ci becchiamo il mini kit. Ok, qua ci possiamo fare una bella foto. Secondo voi, ok, vediamo le mie facce. Ci becchiamo sempre due facce per la foto. Merci. Raga, non facciamo confusione. Allora, mi serve qualcuno per la parte mentale. L'enigmista la possiamo prendere. Un bel indovinello? Vai. Sì, c'è un coso là dentro. Non so come funziona. Aspettate, vediamo di capire come funziona. Questo dovrebbe essere così. Questo anche. Questo così. Questo così. Ok. Che cosa abbiamo? Questo secondo me è un buon personaggio. Un modo per usarlo. Ok, possiamo uscire. Quindi penso che qua abbiamo praticamente raccolto tutto. Ok, quando si aprirà questa porta per andare avanti, in pratica appena avete sistemato la situazione delle varie parti della pozione, vi ricordo che dobbiamo sempre sbloccare questo che sta di qua e anche l'altro che sta di qua. Bene, forse ci dovremmo becchiare qualcuno che lancia qualcosa che ci permette di bloccare tutto. Non so se potrebbe andare bene anche un... Oggi centrerò il bersaglio, ne sono più che certo. Lo dico per te, è meglio, eh. Ok, così con Merle andiamo meglio. Forse questo dovrebbe essere l'ultimo. Perfetto, quindi qua abbiamo beccato tutto. Ci vediamo nella prossima stanza. E una volta raggiunta anche questa zona qui, che è quella un pochettino più complicata, mi ricordo innanzitutto che dobbiamo sempre raccogliere le monetine, se no restiamo sempre fregati. Allora ci giriamo un po' intorno perché ci serve un'altra zona, che sarebbe questa qua. Allora, mi serve qualcuno per sciogliere e magari mi beccherei tipo un Superman che in questo momento... lo so, però mi occorre qualcuno abbastanza potente e forte. Ok, perfetto, vai da veloce. Lo sapevo che poi quando... non avrebbe avuto la possibilità. Allora, per entrare... Mantis, ti pare che pure riesci a passare, vero? Ce la fai veloce? Perché mi devo sempre incazzare? Vai, dai, dai. Andiamo? Perfetto, siamo dentro, vai. Ok, qua dentro dobbiamo darci abbastanza da fare perché ci servono tanti omini che ci danno una mano. Allora, ancora non abbiamo becchiato vero cattivo, porca la paletta. Meno male che questo è forte. Almeno lo risolviamo, Perfetto. Schiantati un po', premiamo il tasto. Zuppate. Eccoli là. Ragazzi, tra un po' arriviamo, vi diamo una mano e vediamo di risolvere. Come cavolo facciamo ad andare sopra? Ecco qua, fantastico, grandi personaggi che volano, ci servono sempre in soccorso. Ok, monetine niente, eh? Ok, grazie, queste mi servono come il pane. Allora, mi serve qualcuno per entrare. Ah, va bene. No. Sì, secondo te perché io volevo scegliere questo? Vabbè, non fa niente. Penso che Clayface dovrebbe andare bene, così non abbiamo neanche problemi. Dai, entra.
3, così ci possiamo anche beccare l'impossibile. Attenzione che dobbiamo andare all'altra parte. Questo non me le dai, che va via. Vabbè, non fa niente, un po' di scossa ti fa bene per il cervello, Clay. Mi sto beccando sempre le monetine, quindi non è che sto cercando di fare il percorso quello più veloce. Ancora niente, Vediamo se qua riusciamo a beccare qualcosa. Allora, mi servirebbe se mi cambia meglio. Ok, vabbè, fa niente. Non so se a questo punto ci va bene anche. Vai giù, Vabbè, non fa niente. Dammi Joker e andiamo. Non sapevo se a questo punto. Vai Joker. Ok, arruoliamo. Serve qualcosa? Vieni. E come? No, serve una mano. Dobbiamo buttare giù. Dove sta? Destra a sinistra, non mi ricordo. A sinistra, mi pare. Sì. Bravo, tu che aspetti. Vai, agganciate. E tirate. Qua dentro cosa c'è? Mattoncino d'oro, ti prego. Fa che sia il mattoncino giusto che a noi ci piace. Quindi anche vero cattivo, siamo riusciti a comprarlo qui in un cesto, che vedete che cosa abbiamo sbloccato alla fine. Allora, assurdo perfino per Arkham. Sbloccato. Ci scarsano un po', queste monetine sono un pochettino bassine. Però vabbè, l'importante è che abbiamo comprato anche quest'altro. Ci servirebbe, io lo dico sempre, un moltiplicatore. Dai, ti prego, fai il bravo ragazzo. Sblocchiamo questo benedetto moltiplicatore. E dai, per adesso ce l'ha tutti i mattoncini che non servono neanche poi a tanto. Gli elevatori di minikit, la paletta, questo comunque serve, però mi avrebbe fatto sicuramente più comodo il moltiplicatore. Vabbè, fa niente. Fa niente, lo sto dicendo troppe volte, ma troppo a un certo punto diventerà un problema. Vabbè, accontentiamoci, vediamo invece qual è il personaggio che abbiamo sbloccato. Credo che non sia male questo personaggio, infatti è Farfly, altro bellissimo personaggio. Ok ragazzi, anche questa parte può terminare qui. Naturalmente, come passate un video, come se avete un pollice in su, un bel commento, un bel mi piace. Ci vediamo al prossimo video. Bye.